Bimba, tutto bene, giusto? Sta facendo Sì, la registrazione. cresce. Ok. Buono. Siamo in registrazione. Monellina. Ma è Monellina. Meglio meglio Monelli, sì. Che altre cose? Siamo pronti. Ah, questo sì. Signora Cuccione, può chiamare l'appello? Perfetto. Seduta di consiglio del 21 agosto 2020, ore 9:43. Appello. Teresi. Assente. Aiello. Altadonna. Presente. Doveva dire Aiello prima. L'ho detto? Sì, ok. Ha risposto presente. Perfetto. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Presente. Losardo. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Presente. Stabile. Stabile. Frank. Non c'è. Non c'è Frank. Assente. Ora sì. Assente. Otto presenti, due assenti. Sì, buongiorno, la seduta, visto quel numero legale, la seduta è aperta. Chi è l'altro assente? Teresi e l'altro Così, sono perché non presente. risponde? Eccolo. Chi? Chi è che non risponde? Presente, Stabile? presente, mi Stabile, sente? presente, per Eccolo, questo lo eccolo. dicevo. L'ha Adesso detto sì. almeno. Perfetto. Allora siamo in nove? 9 presenti, un assente. Perfetto, visto il numero legale, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri. Passiamo Buongiorno Presidente. alle comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Buongiorno Presidente. Qualcuno vuole intervenire sulle comunicazioni? Quanto parametri. Ritengo che non ci sia nessuno, io ho soltanto da dire che in questa ieri che ho avuto un problema dove ci sono stato, sono entrato in consiglio e poi sono uscito prima magari del dovuto, poi sono rientrato e così via, per cui non ho avuto modo perché sono stato di funerale per un problema personale e non ho avuto modo di poter intervenire. È chiaro, dire sempre le stesse cose. Sappiamo benissimo quello che c'è nel nostro territorio, sappiamo benissimo, da cominciamo dai rifiuti ingombranti al problema dell'illuminazione, al problema delle discariche e tutto quanto. Sappiamo quello che si sta vivendo più che altro, dovremmo dire in tutta la città, ma io ritengo di dire nel nostro territorio perché è colui che ci appartiene, è colui dove siamo stati eletti, è colui dove rappresentiamo come istituzione. Ritengo che ancora una volta l'amministrazione sia un'amministrazione assente dai veri problemi, dalle periferie e da tutto. Lo dimostrano i fatti per quello che si vede e per quello che si affronta giorno dopo giorno. Ho visto e ho visualizzato, grazie a alcuni colleghi miei qua, alcuni colleghi miei che hanno pubblicato alcune foto anche sul problema della palestra, non capivo se poi era un furto o qualcuno che stava occupando abusivamente. Dunque, per non intreggiare, perché sennò potremmo stare ore e ore e ore
a parlare di tutti quei problemi che ci sono e che davvero sono diventati talmente ridicoli che questa amministrazione veramente non ne tiene conto, e ancora una volta lo dimostrano i fatti. Per cui è assurdo dirci sempre le stesse cose. Aspettiamo soltanto che questa amministrazione si possa svegliare. E che poi tenevo a puntualizzare che io, in base a quanto detto dai consiglieri, la di Gesù, Palazzo e qualche altro collega e così via, sono pronto affinché ci possa essere qualche azione risolutiva ai problemi del nostro territorio. Sappiate che io sono pronto in prima persona a essere presente. Grazie consiglieri, andiamo. Se per favore mi mettete l'ordine, ci sono altri interventi dei consiglieri? Magari qualcuno vuole intervenire dopo il mio intervento? Penso di no, non vedo nessuno e non sento nessuno, per cui chiusa la discussione generale sulle comunicazioni. Se per favore il segretario mi mette l'ordine del giorno davanti, per favore, grazie. Ciao. Ecco l'ordine del giorno. Sì, grazie. Io ieri, essendo assente, quando è stata chiusa la seduta, non so il punto dove era arrivato come punto all'ordine del giorno sull'ordine dei lavori. Come ordine dei lavori abbiamo fatto solo l'approvazione dei verbali e l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che sarebbe la presa d'atto. Solo questi due abbiamo fatto. La presa d'atto è stata... Sì, sì, è stata già deliberata. Perfetto. Allora siamo all'ordine dei lavori. Qual è allora? Perché la presa d'atto ritengo che sia stata prelevata. Allora il numero 30, punto 30 e punto 31 sono accantonati. Sono accantonati. Cioè, allora sull'ordine dei lavori andremo sul punto 32. Punto 32 però programmazione eventi sportivi 2019. Eventi sportivi. Ritengo che ci sia qualche altro punto che possa essere più prioritario rispetto in questa fase all'evento sportivo, per cui magari lo tratteremo dopo. Si chiede abbiamo, il prelievo. Sì, abbiamo pure sì. Un'integrazione dell'ordine del giorno, glielo faccio vedere. Sì, certo. Questo di qua, un parere. Se il consiglio è d'accordo, possiamo prelevare l'integrazione al parere all'ordine del giorno. Se il consiglio è d'accordo, non è una votazione, ovviamente, è soltanto una proposta. Se voi eravate d'accordo o ritenete che ci sia qualche altro punto che possa essere prioritario. Ma siamo sicuro tutti in linea? Perché io non sento nessuno. Neanche io, non lo vedo io. Perché Presidente, c'ho problemi di linea, scusate a tutti il consiglio. Va bene, non si è stabile. Tutti collegati? Tutti collegati. Via la linea non è colpa mia. Hai chiuso le comunicazioni? Oltre all'integrazione, segretario, il punto... abbiamo detto che è il 32. C'è la presentazione, li vede, Presidente? Sì. Io direi di trattare, se il consigliere Altadonna, visto che è una sua proposta, di trattare il punto 34, che ritengo che sia una proposta importante, studio ed approfondimento del codice del terzo settore 2019, conferenza di servizio. Se il consigliere Altadonna è d'accordo, sì, possiamo sì, anche chiedere il prelievo. Grazie. No, ci possiamo chiedere anche il prelievo. Chiede il prelievo lei stesso, consigliere Altadonna? Sì, Presidente, grazie. Sì, allora chiedo il Presidente. Votazione, il prelievo del... Presidente, mi scusi, prima di chiedere il prelievo ho dimenticato di dire una cosa. Posso, prima di pochi secondi. Sì, prego, no, siccome i lavori sì. Sì, praticamente appunto sentivo che già ormai più di 10 giorni abbiamo approvato la presa d'atto per quanto concerne le commissioni speciali.
Desideriamo sapere se è intenzione della presidenza appunto convocare la prima seduta in maniera tale che si possano eleggere il presidente e il vicepresidente di queste commissioni. Siccome abbiamo una vacatio, mi pare nei primi di settembre, potrebbe essere opportuno, ecco, convocare e ancora il tempo c'è per questi giorni, diciamo, cosiddetti liberi, ecco, se era possibile, di attivarsi in tal senso, Presidente, grazie. Certo, consigliere Losardo, mi farò carico di quanto da lei richiesto, mi attiverò con sia con il Presidente sia con gli uffici, per capire e cercare che ci sono le condizioni di poter convocare già nei primi di settembre. Grazie, consigliere Losardo. Si figuri. Presidente, io allora, non ho sentito, Presidente, sì. Prima che per l'ordine dei lavori, dico, non ho sentito la nomina di scrutatori, dico, magari non mi è arrivata mai. No, ancora ancora non avevo neanche messo in votazione, per cui ci stavo già. Grazie, consigliere Palazzo. Allora, nominiamo i scrutatori, il consigliere Palazzo, la consigliera Di Gesù e la consigliera Cavaliere. Siete d'accordo? Approvata all'unanimità. Allora, chiediamo il consigliere Tadonna, aveva chiesto il prelevo del punto 34, se non vado errato. Sì, che è a favore. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, è approvato all'unanimità. Dico, invito il segretario a dare lettura del punto 34. Grazie. Può ripetere l'oggetto, Presidente? Sì. Che diceva, consigliere Losardo, non ho capito. Se può ripetere l'oggetto della proposta. Studio e approfondimento del codice del 2019, conferenza di servizio. Premesso... Va bene, grazie. Diamo lettura. Premesso che uniche funzioni attribuite attualmente ai consigli di circoscrizione sono quelle propositive di cui l'articolo 11 del regolamento per il decentramento, considerato che il terzo settore è sempre più presente nelle attività della nostra circoscrizione e in particolar modo con le scuole, considerato che del vasto mondo del terzo settore fanno parte diverse realtà del nostro territorio, ritenuto che sia necessario conoscere tanto le linee di finanziamento attive per i nostri quartieri, tanto le logiche che sostengono all'approvazione dei progetti, si propone al Consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché gli uffici dell'assessorato attività sociali possano realizzare tale evento. Sì, grazie segretaria. Volevo che interveniva il consigliere Altadonna in modo che illustrasse ancora più la proposta, se è possibile. Consigliere Altadonna? È in linea Altadonna? Ma vedo che si è scollegata Altadonna. Io direi di attendere qualche secondino, perché secondo me rientrerà, altro magari che ci dia lui delucidazioni in quale esperto del settore e in quale
presentatore della proposta. Nel frattempo qualcuno vuole intervenire in merito alla proposta? Mi sentite? Perché anch'io ho problemi di connessione. Mi sentite? Sì, sì. La sentiamo. Sì, sì, ok. Questa mattina abbiamo tutti i problemi di connessione, in effetti anch'io. Il consigliere Altadonna non si è collegato, giusto? No, ancora no. Ancora non si è collegato. Possiamo rimettere per favore la proposta in evidenza? Grazie. Prego. Gentilissimi. Io direi di sulla proposta, dico magari in attesa del consigliere Altadonna che possa magari nuovamente rientrare e ricollegarsi per darci un po' più chiarimento sulla proposta. Io in attesa di questo, sinceramente, ritengo che sia utile fare un gruppo di lavoro affinché possa fare davvero un approfondimento su questo su questa proposta per quanto riguarda il terzo settore. Se il consiglio è d'accordo, direi di se il consiglio è d'accordo su tale proposta quanto da me dichiarata. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, sì. Presidente, posso? Sì, prego. Ci manca mi pare di capire che si tratta di una conferenza di servizio, giusto? Sì, sul terzo settore, approfondimento del terzo settore. E però dice studi approfondimento del codice del terzo settore 2019. Ora, non so se questo codice varia ogni anno, onestamente io non sono preparata. Io per questo volevo dei chiarimenti da parte del consigliere Altadonna in qualità di presentatore della proposta. Sì. Presidente, possiamo rileggere gentilmente la proposta? Perché io so che c'è è stato pubblicato l'avviso del 2020 per quanto riguarda il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale. Infatti, pubblicato proprio per tale motivo facevo l'invito al consigliere Altadonna, in quale esperto del settore e presentatore della proposta, di poter intervenire delucidando un po' la proposta. Ma noto se nel frattempo se si può rileggere, perché poc'anzi non. Sì, certo, segretario. Se diamo di nuovo lettura alla proposta. Se non reco un documento. Assolutamente. Grazie, studio grazie. Approfondimento del codice del terzo settore 2019. Conferenza di servizio. Premesso che uniche funzioni attribuite attualmente ai consigli di circoscrizione sono quelle propositive di cui all'articolo 11 del regolamento per il decentramento. Considerato che il terzo settore è sempre più presente nelle attività della nostra circoscrizione, in particolar modo con le scuole, considerato che del vasto mondo del terzo settore fanno parte diverse realtà del nostro territorio, ritenuto che sia necessario conoscere tanto le linee di finanziamento attiva per i nostri quartieri, tanto le logiche che sottendono all'approvazione dei progetti, si propone al Consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché gli uffici dell'assessorato attività sociali
possano realizzare tale evento. Quindi si chiede una conferenza di servizio praticamente. Cosa chiede sì, la proposta? Quanto, sì. Si chiede una conferenza di servizio. Si propone al Consiglio di circoscrizione, se si scende un poco giù. Allora, si propone al Consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché gli uffici dell'assessorato attività sociali possano realizzare tale evento. Non comprendo bene. Ho qualche perplessità. Qualche perplessità. È rivolto all'amministrazione affinché i servizi sociali possano realizzare tale evento. Cioè, non dobbiamo essere noi eventualmente a realizzare questo evento con il settore servizi sociali? Non lo so, non dobbiamo essere noi i promotori per quanto riguarda questa iniziativa. Perché si propone di adottare l'atto finalizzato a che cosa? Affinché il servizio sociale territoriale possa organizzare tale evento. Non lo so. Dobbiamo essere noi a organizzare questo evento, secondo il mio punto di vista, di comune accordo con il settore servizi sociali. Io ritengo che debba essere questo il percorso. E poi mi pare, appunto, come dopo di aver detto, che c'è un nuovo bando del mi pare sia di febbraio 2020 per quanto riguarda il terzo settore. Quindi, perché si cita il 2019? Perché io so che è stato pubblicato l'avviso appunto 2020 relativo al finanziamento di iniziative e anche di progetti di rilevanza nazionale. Quindi sì, suppongo sia che riguardi l'erogazione appunto del finanziamento, ecco, e le varie procedure di avvio, rendicontazione e tutto quanto. Quindi non lo so, peccato che non ci sia il presente il consigliere Attadone, magari che possa chiarirci tutto quanto. Non lo so, Presidente, vogliamo attendere che sia presente quindi il consigliere Altadonna oppure procedere noi per l'approvazione presentando degli emendamenti in tal senso. Però non lo so, magari io non riesco a percepire gli intendimenti del consigliere Altadonna e quali essi siano e quindi non vorrei, diciamo, con il nostro intervento modificare una proposta che aveva ben altre finalità. Ecco, questo. Il Presidente si Faccia è lei scollegato. per quanto riguarda il percorso. E il Presidente per adesso è scollegato. Ah, è pure scollegato. 1, 2, 3. Vabbè. Comunque sul gruppo, sto assumendo scusi io Presidente, la visto conduzione, che diciamo, della videoconferenza, della seduta. sul gruppo il consigliere Altadonna, sul gruppo il consigliere Altadonna comunica che non riesce ad entrare. Se possiamo rinvitare il consigliere inviando il link, quindi vuole entrare ma non riesce. Vabbè, ma Quindi, non credo che si risolva la situazione rinviando il link, perché è sempre uguale, quindi. Si vede che c'ha problemi di connessione, magari se non ho capito male non è a Palermo, quindi magari ah, può essere l'unica avrà problema problemi di di connessione. connessione Ho capito. relativa ad altre cose. Grazie Presidente intanto. Aiello ancora non è
non è collegato, non lo vedo, non lo vedo in linea, non lo so. Ci sono proposte in merito al percorso da adottare da parte dei colleghi consiglieri? Cosa propongono in merito al percorso da fare? Presidente, io non la emenderei. Prego. Proprio perché manca il proponente. No, Infatti ho detto questo, non vorrei appunto completamente modificare la proposta, perché non so quali siano gli intendimenti del consigliere Altadonna, ecco, in merito a questa proposta. Certo. Ecco, non vorrei. È in trattazione e non può essere accantonata, quindi io direi di votarla. Io personalmente mi asterrò, non avendo, diciamo, chiarimenti in tal senso. Non lo so, io propongo di votarla. Non lo so. Ci sono altre proposte? Presidente, io siccome sono scrutatore devo abbandonare l'aula, sì, all'aula virtuale, quindi le comunico che sto abbandonando l'aula e se mi può sostituire, grazie. Il segretario prende atto della comunicazione del consigliere Palazzo. Sì. Nel frangente direi di verificare anche se ci sono le condizioni per poter proseguire con i lavori d'aula. Diamo una sbirciatina, 1, 2, 3, 4, 5, siamo in 5, vedo. Andando via il dottore, il consigliere Palazzo. Sì, sì. Ancora io sono dentro, stavo abbandonando, ma a questo punto è già manca il numero legale, quindi attendo la sua famosa parola, presidente. 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo in 5. Col consigliere Palazzo siete in 6. Allora, consigliere Palazzo, desidero sapere se lei è presente o meno. Non c'è. Presidente, stava abbandonando, quindi. Sta abbandonando. Quindi, allora. Sì, sì. Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Ricambio il buon fine settimana. Buona giornata. Allora, Daniele Palazzo ha abbandonato, quindi mi pare che in 5. Dovremmo essere in 5. Se ci sono interventi, comunque consento consento ciò di intervenire, se ci sono interventi, anche se non c'è il numero legale. Non ci sono interventi, allora non mi resta altro che chiudere la... un minuto, perché... È entrato il consigliere Stabile. Allora, se entra il consigliere Stabile siamo in 6. Benissimo. Problemi di linea, scusa. Però niente. No. Niente, ci sono problemi di connessione anche un po' da parte di tutti. A questo punto la seduta è tolta. Appuntamento a lunedì, credo. Sì. Dico bene, la convocazione è per lunedì? Sì, lunedì. Per lunedì, esattamente. Per lunedì. Allora, buon fine settimana a tutti. Ringrazio signora Guccione, il signor Modica e buon fine settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci.